Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Lasciamo un po' la scia del dolce per riprendere un po' la scia del salato. Era da tanto tempo che non facevo un video con snack salati e oggi siamo qui per provare snack salati, cioè chips. Ho raggruppato un po' vari pacchettini e vari gusti di vari marchi diversi. Tutto ho acquistato tutto sul supplement. Alcune di queste cose le avete viste anche nel video in cui voi avete scelto i miei. Voi avete scelto il mio ordine, quindi se non l'avete visto, ho sbagliato. Le lascio giù nell'info box e in più anche tutti i link per andare direttamente a acquistare il prodotto e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, io inizierei dal pacchettino singolo. Eccolo qua, è uscita solo della Gotti 7, ne abbiamo assaggiato anche tutte le altre patatine che vi lascio il link giù nell'info box, ma ragazzi, non tipo io quando edito i video tutte le cose che vi devo mettere me le scrivo, sono sincera, altrimenti me lo dimentico. Quindi, se mi dovesse sfuggire, andate nella categoria assaggi in cui trovate tutto. Della Gotti 7 ho provato tante, tante cose, devo dire che è un marchio che mi piace molto. E sono queste protein snack paprika. Sono tipo dei, no, dei nachos tortillas. Nachos tortillas, vabbè, quelle. E quindi sono gusto paprika, l'ho detto. Assaggiamo. Sono troppo, troppo curiosa, sono sempre delle patatine proteiche. Allora, i valori qua sono rapportati per 100 grammi e per 25 grammi. Io vi dico un po', faccio un po' d'occhio, vi leggo la tabella dei 100 grammi, solo che divido, cioè faccio diviso 2. Allora, come calorie all'incirca 200 calorie, grassi 6, sarebbe 5,5, vabbè. Carboidrati una ventina. Poi zuccheri 1, 1 grammo, fibre 5 grammi, proteine sui 14,5 grammi. Ok, direi di assaggiare. Marò, sto fumando tantissimo. No, vabbè, bellissimi. Spettacolo. Questi per sgranocchiare qualcosa di diverso, perché comunque è una bustina da 50 grammi, ve la mangiate e finisce là. Devo dire la verità che è molto buono, si sente la paprika e non è quel gusto molto eccessivo, si sente però è molto piacevole, non è quel gusto troppo chimico, troppo assolutamente no. Ma poi in generale, proprio con le patatine proteiche, non hanno mai quel gusto chimico forte, assolutamente no. Sono molto, anche se sono proteiche, si avvicinano molto alle patatine tradizionali che troviamo in tutti i supermercati. Devo dire la verità è che è molto buona, quindi è promossa come voto. In questo caso andiamo un po' a voto. Gli do un bel 9, perché è veramente molto molto buona. E la mia famiglia sarà super super felice dopo questo video, quando ritorneranno dal lavoro, di mangiare tutte le patatine. Che io poi apro e loro le cose che dicono loro molto molto buone le finiscono subito. Ma andiamo avanti, non fa niente, almeno mi danno una mano. Allora, il marchio è, parliamo di queste due patatine. Allora, della Hippies, penso di sì, Hippies. Allora, questo è al formaggio, quindi assaggiamo prima questo al formaggio, che il pacchettino è da 22 grammi, quindi anche comodo da portare in giro ed è vegan. L'altra mi sembrava di no, no, l'altra mi sembra di no. Comunque questa qui è vegan. Sono comodi questi pacchettini, li portate in giro, poi è finito. Ciao! Allora, per 22 grammi, quindi le calorie del pacchettino hanno 89 calorie, 3,7 grammi di grassi, carboidrati 10,7, zucchero 0,6, fibre 1,8, proteine 3,2. Ovviamente è rapportato alle proteine, perché comunque dobbiamo considerare che è un pacchettino da 22 grammi. E sono queste patatine di ceci al formaggio. Assaggiamo. Io mi sembra che le ho già assaggiate, ma mesi e mesi fa, eccole qua. Spettacolo. Buone, raga, croccanti, ma poi si sciolgono in bocca.
e non si sente tipo che sono patatine di ceci, si sentono i ceci, ma proprio lieve. Buonissime. Sono riusciti a bilanciare benissimo il gusto dei ceci, quindi a non farlo troppo quel gusto ceci che vi sembra che vi state mangiando proprio dei patatine, non proprio delle vere patatine, ma delle patatine con all'interno dei ceci. Assolutamente no, sono molto buone. Infatti sente ceci, perché ovviamente è l'ingrediente principale, ma anche il formaggio si sente, non molto, però devo dire la verità che si sente ed è molto molto buono, sinceramente ne vale la pena. Andiamo con sempre lo stesso marchio Hippies, però questo qui è sono affumicate a barbecue, quindi vediamo un po'. Eccole, ve le faccio vedere meglio. Allora, per 22 grammi hanno 90 calorie, 3,7 grammi di grassi, carboidrati 10,9, fibre 1,7, proteine 3,1. Vediamo un po', assaggiamo. La confezione è sempre 22 grammi. Così vediamo tra i due quali preferisco. Infatti si vede che sono al barbecue, sono più rosse. Sempre ceci. Allora, queste sembra di mangiarli virtual. Uguali. Mia sorella impazzirà, perché lei come patatine ama le virtual. Allora, meritano entrambe tutte e due, però tra tutte e due quella che di più proprio in assoluto ne vale la pena è quella affumicata a barbecue. Barbecue affumicato, penso si dice così. Molto molto buono, veramente ne vale la pena, sembra di mangiare le virtual, punto. Lo stesso identico sapore. Forse quello che cambia un po' è la consistenza, ma il sapore, raga, è lo stesso. No, vabbè, innamorata. Troppo, troppo buono. Quindi tra le due sì, preferisco questo perché ha un gusto un po' più particolare, un po' che si rispecchia ancora di più le patatine tradizionali che troviamo in commercio, cioè proprio il sapore, più che i valori, proprio il sapore in sé. Quindi molto buono, però devo dire che chi preferisce sapori un po' più neutri, che non impazzisce per le virtual, vi consiglio di prendere quelle al formaggio, perché entrambe sono molto molto buone. Però per me al primo posto va il gusto barbecue. Adesso bevo e andiamo con l'ultimo marchio e le ultime due patatine. Allora, eccole qui che come formato somigliano molto alle patatine San Carlo. Eccole. Allora, queste qui sono il ProBios biologico da 1978, chips di lenticchie e paprika senza glutine. Il pacchetto è da 40 grammi. Eccolo qua. Allora, anche questo è valori per 100 grammi, quindi io i valori di questo qui ve li lascio, però all'incirca il pacchettino avrà sui 6-7 grammi di proteine, ovviamente ha i carboidrati molto alti perché per 100 grammi ha 61 grammi di carboidrati, proprio perché comunque ci sono all'interno le lenticchie. Però io vi lascio i valori perché comunque questi sono 40 grammi, quindi devo dividerli. Ok, assaggiamo. No vabbè, ma l'odore non sembra per niente lenticchie. Sembra proprio quando aprite le patatine della casa San Carlo. Adesso ricordo, ci sono al bacon, però non ricordo pure l'altro gusto. Qual è, tipo pepe? Non ricordo, però l'odore è lo stesso. Troppo felice. Molto particolare. Mamma mia. Allora, devo dire che la paprika di queste patatine è molto diversa alla paprika delle patatine della Gotti 7. Vi spiego anche perché. Questa qui, so che la paprika si fa con i peperoni, eccetera, infatti si sente di lenticchie,
Ma non si sente di quella polvere tipo messa lì così di paprika che si sente solo il gusto di paprika, no. Anche questo mi piace perché hanno giocato bene con gli ingredienti, si sente il gusto delle lenticchie, però allo stesso tempo hanno spezzato il sapore con questo gusto di peperoni. Punto, non si sente proprio di quella paprika forte, no, proprio di peperoni. Super promosse. Il mio voto è 9,5, ma anche 10, va? Perché è veramente molto particolare. Veramente buona, raga. Adesso l'ultimo gusto, sempre probios. Questo cambia anche un po' la forma perché è rotonda. Chips di ceci e pepe nero senza glutine. Anche questo 40 grammi. E per quanto riguarda la questione, ovviamente biologico, l'ho detto, sì, oh? No, non l'ho detto. Comunque sono entrambi biologici, ma penso che si era capito. Per 40 grammi vi lascio, vi scrivo io i valori. Eccoli qua. Vediamo un po'. Ma la bellezza. Allora, questa cosa, questa recensione in questo momento per questo gusto è molto molto soggettiva. Vi spiego anche perché. Io, visto che non amo il pepe, ma anche perché per alcune mie problematiche che ho avuto in passato per quanto riguarda la gola, eccetera, stomaco e via dicendo, varie cose che non sto qui ad elencare, ma ho avuto vari problemi. Che adesso fortunatamente sto bene, quindi tutto a posto, però ho avuto sempre questa pecca per il peperoncino e per il pepe. Basta una piccolissima quantità che io la sento a 3000, quindi è proprio una cosa mia. Vedete, ho mangiato solo due patatine e per me si sente troppo troppo il pepe. Quindi è una cosa molto soggettiva, però se amate il pepe, questa io ve la straconsiglio perché veramente si sente di pepe ed è molto piacevole per chi piace, ovviamente. A me ne mangio una e poi non vado avanti. Invece le lenticchie mi posso finire anche la bustina perché è molto molto buona. Quindi questa recensione è molto soggettiva. Per il mio gusto personale, se siete come me che vi dà fastidio il pepe, ma che avete problemi o no, è proprio una cosa personale. Allora io vi straconsiglio di prendere solo lenticchie perché non vi perdete niente per quanto riguarda ceci e pepe. Però se vi piace ceci e pepe, pepe in generale, vi consiglio di prendere l'altro gusto. Quindi per me è al primo posto ed è super super promosso, quindi a questo punto gli do un bel 10. Ed è lenticchie e paprika. È molto particolare, forse tra tutti è diverso perché non stiamo parlando come l'altro marchio di patatine, di ceci, ma stiamo parlando proprio di lenticchie che io sinceramente ho sempre assaggiato perché bene o male si possono trovare i patatini di ceci, però proprio di lenticchie mai, ed è un gusto molto particolare e molto piacevole. Quindi tra invece loro due, quindi marchio a marchio, pepe, per il mio gusto personale gli do un 6 perché è buono ma niente di che io. Però io, il cuore mio va dentro la bustina, le lenticchie. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!